Buzzwalkers, ben ritrovati, buon anno, siamo tornati, ricominciamo e ricominciamo da dove eravamo rimasti, ovvero leggende del basso rock, ovvero di quei bassisti che hanno fatto la storia del rock in tutto e per tutto, rubrica che ho già iniziato tempo fa, poi per vari motivi ci siamo un po' fermati, ma col 2023 ripartiamo. Ripartiamo da chi? Ripartiamo da The Demon, The God of Thunder, ovvero Gene Simmons, il mitico bassista dei Kiss. Abbastanza controverso, sappiamo che non tutti sono amanti del bassista dei Kiss e anzi vi inviterei a scrivere qua nei commenti se è uno di quei bassisti che considerate tra i vostri preferiti oppure per vari motivi magari non vi piace e perché. In realtà il perché è abbastanza semplice e risaputo. Primo, pare che non sia proprio un mostro di simpatia, l'abbiamo magari visto diverse volte nelle interviste, sappiamo anche di alcune dichiarazioni di cui poi magari verso la fine parliamo, ma soprattutto sappiamo che molti bassisti non apprezzano il suo modo di suonare. Visto magari un po' in confronto ad altri bassisti più virtuosi dello strumento, non è molto apprezzato. Ecco, io vi dico la mia, personalmente a me Gene Simmons piace molto perché ritengo che abbia tutto quello che deve avere un bassista rock nella sua essenzialità. Ha sicuramente suono, ha sicuramente timing, le linee di basso sono comunque molto divertenti, molto interessanti e in realtà, diciamocelo, è un bassista spettacolare come tutti i Kiss del resto sono spettacolari. Se avete avuto la fortuna di vederli dal vivo almeno una volta sapete benissimo di che cosa stiamo parlando. Ma oggi siamo qua per parlarne dal punto di vista puramente bassistico, per fare come al solito l'analisi e per cercare di capire se volessimo suonare come lui, ovvero magari volessimo suonare dei brani dei Kiss, quali sono le caratteristiche sue e in che modo dobbiamo cercare almeno in parte di imitarlo per avvicinarsi a quello che fa lui. Allora, la prima cosa, il primo elemento fondamentale è il plettro. Eccolo qui, il plettro che sappiamo che Gene Simmons ha sempre detto di aver usato e di preferire assolutamente proprio per il tipo di suono che esce, dice che il suono con le dita non fa per lui, perlomeno così lui ha sempre detto. Poi, se vogliamo entrare un pochino più nello specifico, sono secondo me tre le caratteristiche che dobbiamo tenere presente nel suo playing. Il primo è l'abbondante uso di scale pentatoniche, questo ovviamente riguarda un po' tutti i bassisti rock, sappiamo che il rock fonda la sua storia sui riff, sulle scale pentatoniche. Ecco, lui non fa certo parte delle eccezioni, anzi, a maggior ragione dobbiamo andare ad analizzare, se andiamo ad analizzare le sue linee di basso, i suoi riff storici, sono praticamente per la totalità su scale pentatoniche, scale blues. Sempre dal punto di vista delle note, non dimentichiamoci delle ottave, probabilmente il brano più celebre dei Kiss che conoscono anche magari i non fans, che è I Was Made for Loving You, si basa proprio sulle ottave, e non è l'unica, dico quella perché è probabilmente il brano più famoso, ma sicuramente se entriamo un pochino più nel profondo, scopriamo che tantissimi altri brani si basano su quella figura. E poi ci sono gli slide, ma gli slide usati un po' veramente a modo suo. Sapete benissimo che se usiamo uno slide all'interno di un brano, tendenzialmente lo facciamo per un ingresso, per un feel particolare in un certo momento. Invece lui proprio ne abusa, anche all'interno della stessa parte, ogni tanto boom, via, parte con proprio slide intesi proprio con la mano che scivola avanti e indietro lungo la tastiera. Fa parte proprio della sua spettacolarizzazione del modo di suonare che ha. Quindi queste sono, diciamo, le tre caratteristiche principali che dovresti considerare se vuoi tentare di avvicinarti al suo modo di suonare e al suo sound. Finisce
qui. Sicuramente, se possiamo e dobbiamo dare qualche merito a Gene Simmons, il primo in assoluto è quello del timing. Ascoltate bene i brani dei Kiss e noterete come è veramente un metronomo. Questo vi consiglio di farlo anche per quello che riguarda i live, nonostante l'abbigliamento, lo spettacolo, le mosse. Noterete come è assolutamente sempre sul tempo, come una macchina da guerra. Lui stesso dice che questa cosa nasce con il primo batterista dei Kiss, Peter Criss, che aveva secondo lui un po' qualche difetto, diciamo così, non era proprio un mostro di precisione, e questa cosa lo ha spinto a essere lui il metronomo, lui a essere preciso e trainare la band dal punto di vista del timing. E potete dire quello che volete, ma questo, fateci caso, è assolutamente vero. Il basso nei Kiss è quello che scandisce veramente il tempo. Ovviamente, se si parla di Gene Simmons, non si può parlare anche della sua strumentazione. Il basso in assoluto di Gene Simmons è l'Axe Bass, quel basso a forma di ascia che tutti abbiamo visto almeno una volta. Ecco, questo basso in particolare l'ha fatto costruire lui stesso da un liutaio verso il 1979. Se guardate, se andate a cercarvi dei live dei Kiss negli anni precedenti, ha girato diversi strumenti, ha avuto Precision dai primissimi tempi, ha suonato anche Thunder, ha suonato parecchio Spectrum, in realtà ancora oggi alterna durante i live diversi bassi, ma diciamo che il suo basso più iconico e più celebre è sicuramente questo Axe Bass, questo basso a forma di ascia, che in realtà è stato costruito per lui, è un basso assolutamente di liuteria. Anni dopo la Cort ha deciso di produrne uno che lo imita, e tra l'altro non costa neanche tantissimo, è un basso di fascia medio bassa, insomma non è uno strumento magari eccezionale, ma se per caso la vostra intenzione fosse quella di suonare o di mettere in piedi un tributo ai Kiss, sicuramente potete tenerlo in considerazione, perché l'ho provato, comodità a parte, comunque ha un suono veramente discreto. Se invece non hai un Axe Bass e comunque vuoi avvicinarti al suono dei Kiss, il mio consiglio personale è quello di suonare con un plettro e un basso che abbia molto punch, preferibilmente uno strumento attivo, in ogni caso corde nuove, circa tutti quei classici elementi che fanno il suono più rock possibile. Prova ad ascoltare i suoi dischi, come ho sempre detto e comunque come ripeto, dall'ascolto nasce la capacità di avvicinarsi a un determinato suono. Poi le mani sono tue, lo strumento è il tuo. Ecco, parliamo anche dell'amplificazione. Lui storicamente usa Ampeg, ancora oggi se vai a vedere i video degli ultimi live, degli ultimi anni, comunque ha sempre qualcosa di Ampeg sul palco. E non è indispensabile, secondo me, andarsi a comprare un amplificatore Ampeg se non ce l'hai per imitare il suo suono. Ecco, sai benissimo qual è il suono, cerca sempre di piantartelo in testa e imitarlo con gli strumenti che hai a disposizione. Chiaramente nessuno ti chiederà mai di essere lui, ovviamente di lui ce n'è uno solo, la mano è la sua, ma quantomeno avvicinarti si può fare con tutto quello che è uno strumento che sia vagamente di stampo rock. E questo, diciamo, è un po' un discorso introduttivo generale che può esserti utile, appunto come dicevo all'inizio, se ti dovesse venire in mente di provare a suonare, a imitare il suo sound e quindi suonare il repertorio dei Kiss. Prima di chiudere però, come ti ho promesso all'inizio, volevo raccontarti un paio di aneddoti che tra l'altro basta fare una ricerca in rete e li trovi tranquillamente. Il primo è quello che lui dice dei Kiss, che sono assolutamente la band rock che lavora di più al mondo, quella che si sbatte di più, per intenderci. Perché questa cosa? Perché secondo lui nessun'altra band sarebbe in grado di sostenere 2 ore di concerto per dei tour interi con lo spettacolo che fanno loro e soprattutto con l'armatura. Dice che la sua armatura, esclusi gli stivali, pesa 18 kg. Voi pensate, effettivamente 18 kg addosso e suonare in quel modo a 70 anni non deve essere una cosa semplice. Però per come è fatto lui ci ha aggiunto anche che i Rolling Stones non ci riuscirebbero mai, per esempio. Ecco, questo è un po' il personaggio Gene Simmons, che è lo stesso che sostiene anche di avere inventato il gesto delle corna anni prima che poi fosse fatto da Ronnie James Dio. Sapete benissimo che la storia insegna, o perlomeno dice, che quel gesto è stato inventato da Ronnie James Dio, che lo vedeva fare dai suoi nonni di origine italiana. Ecco, lui dice che in realtà quel gesto è suo. Comunque, questo è Gene Simmons, questi sono i Kiss. Bene, per oggi è tutto, spero che vi abbia fatto piacere questa ripartenza, spero che vi piaccia Gene Simmons. Comunque fatemi sapere sotto qua nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo che se voleste approfondire lo studio dello strumento, dei vari stili, del basso rock eccetera, potete andare sul mio sito davidemartini.com, dove trovate tutti i videocorsi che ho pubblicato fino ad oggi. È
è in costante aggiornamento. Il prossimo videocorso Impara tutti gli stili, volume 1, è in uscita per la fine di gennaio, quindi andate a farvi un giro, ci sono sul sito davidemartini.com tutte le informazioni che vi possono essere utili. Se volete, mettete un like, iscrivetevi al canale, potete anche seguirmi sui social, sono presente su Facebook, sono presente su Instagram e sono presente anche su TikTok. E se proprio non volete andare sui social, come sempre dico, potete anche venire a trovarmi a casa mia. Anche per oggi è tutto, vi saluto e vi rimando alla prossima. Ciao ciao!